Allora, ritorniamo sul nostro bellissimo tavolo. Che cosa troviamo questa volta? Anche dei prodotti. Sì, ovviamente dopo aver mangiato la torta o comunque aver mangiato, ci vuole anche il vino. Siamo in Trentino Sì. e il vino trentino sta acquisendo sempre più fama e notorietà, non solo in Italia ma nel mondo. Qui abbiamo. Acconsente Michael, Sì, acconsento perché in modo particolare il vino che abbiamo sul tavolo è un Trento DOC, quindi uno spumante metodo classico. Balter è una cantina piccola, gestione familiare, ma situata sopra Rovereto. È un, diciamo così, un territorio incredibilmente bello, raccolto tra delle vecchie mura medievali. Loro fanno questo Trento DOC, questo qua è il Brut normale, quindi diciamo che ha un affinamento in bottiglia abbastanza breve, ma vi è riserva che trascorre 2 anni sui lieviti. Ah, In vabbè. Trentino sono particolarmente famosi gli spumanti metodo classico, dove ovviamente primeggia la Ferrari Spumanti per chi la conosce, insomma, Giulio Ferrari, eccetera. E poi a fianco abbiamo il mondo delle grappe, che è un mondo, diciamo così, più per intenditori. Spesso e volentieri viene anche un pochino discriminato, no? Perché la grappa tipicamente appunto ha un grado alcolico superiore, però è un mondo veramente incredibile. Lì abbiamo Marzadro, che dista pochi chilometri dall'Alpe Cimbra, è un nostro amico e partner, e proprio abbiamo un prodotto particolarissimo che è Anfora, che è questa grappa bianca, quindi un distillato plurivitigno, e è affinato in anfore di terracotta. Quindi Ma dai. ha un sapore davvero inedito, Eh sì. perché certamente la rotondità, il profumo di queste vinacce che compongono la grappa, ma veramente in bocca lascia questo segno di un affinamento, chiamiamolo un po' rude, quello di un'anfora in terracotta. Ecco, e tra l'altro sia la Balter che la Marzadro sono visitabili, quindi può essere un'altra Eh sì, per motivazione per andare a vedere. trascorrere qualche Poi giornata. È prendere bello qualche anche perché io regalino. sono astemia, quindi come dire, no, non ne faccio uso, ma devo dire che la visita è stata molto interessante, interessante anche per i bambini capire cosa succede Sì. a questo acino di uva che poi viene trasformato. E per darvi qualche opportunità in più proprio per girare il Trentino, un altro elemento che accomuna l'Alpe Cimbra, la Valsugana e il resto del Trentino, la Trentino Guest Card, Bravissima. questo scrigno, perché è un po' come lo scrigno dei desideri che offre ai nostri turisti tantissime possibilità, ossia gli offre la possibilità di visitare gratuitamente tutta la rete museale del Trentino. Nel nostro caso, in particolare, Forte Belvedere, che lo ricordo sarà aperto nei fine settimana anche dell'inverno, quindi visitare Oh, un che forte suggestivo, d'inverno è una bellissimo. cosa emozionante. Adesso tutti parliamo di emozioni, di esperienze. Insomma, visitare un forte quando fuori c'è la neve, entrare in questi luoghi che sono ricchi proprio di storie, di ricordi, non serve raccontarli, ma basta vederli, è sicuramente importante. Poi all'Haus von Pruck, quindi la nostra casa di Luserna, dove in particolare il 28 di dicembre vi avevamo preparato un evento bellissimo, natalizio, che è il Natale alla Haus von Pruck, dove verrà ricreato con la partecipazione proprio della popolazione, grazie a dei costumi messi a disposizione dal centro di documentazione, dall'istituto Cimbro, proprio come si viveva il Natale in quegli anni. Un Natale semplice, ma proprio nella sua semplicità, ricco di significato. Nella stalla ritroveranno posto gli animali, ci saranno dei bambini proprio di Luserna che intoneranno quelle che sono le melodie, le canzoni, cimbre, quindi un Bellissimo. evento molto particolare, ma poi con questa stessa card si può andare in Valsugana, si può andare al Muse, si può andare al Marta, alla Campana dei Caduti, quindi ha un valore molto importante per chi soggiorna nelle nostre Quindi strutture. accesso ai musei in modo agevolato, No, no, l'accesso gratuito, è gratuito e anche perfetto. l'utilizzo del trasporto pubblico. Stavo guardando il vostro sito perché mi avete interessato e ho visto questa slitta trainata da cani, bellissima gita, fattibile per una famiglia. Siamo in quattro. Grazie Gianni.
cani veronese. Sì, sì, abbiamo complessivamente 100 cani tra Mille Grobbe e Passocoe, quindi per una famiglia di 4 persone sicuramente non ci sono problemi. Dovete solo scegliere se fare un'escursione diurna oppure farla in notturna. Lì la scelta la lasciamo a voi. È una tecnica che si apprende rapidamente, 10 minuti di spiegazione da parte del Masher, che è questo istruttore, e poi ci si diverte. Finiamo i prodotti, ci sono anche delle crema d'acqua e poi vedo qualche cos'altro, ma nel frattempo leggiamo i messaggi. I vini del Trentino non sono inferiori a nessun altro, gli spumanti, il corposo Teroldego, sono eccezionali. Concordo Marco. Più cose da donne, ma quelle cosa sono? Sono delle creme? Quella, per quanto sì, riguarda... è la linea delle creme dell'Alevico Acque, perché Alevico che è il mondo delle acque, quindi abbiamo una linea che viene fatta con l'acqua minerale, l'acqua che si beve normalmente, quindi l'acqua Levico, e qui abbiamo i prodotti, e invece abbiamo l'altra linea che è la linea delle terme di Levico con l'acqua arsenicale ferruginosa che sgorga a 1500 metri e quindi la fonte più alta d'Europa. Che caratteristiche ha quest'acqua che è presente quindi nei prodotti? Allora, è un'acqua, questa è un'acqua minerale, mentre quella delle terme che non abbiamo qui è un'acqua arsenicale, quindi dell'arsenico e del ferro. Fa bene? Sì, sono le acque delle terme che curano ovviamente tutti diverse patologie, quindi malattie della pelle. Alle terme durante l'apertura si possono fare bagni e fanghi per le articolazioni, sempre per psoriasi oppure per gli stati d'ansia. Ah, addirittura? Sì. Ma quindi c'è anche la componente bellezza che non fa mai male? No, ne sono particolarmente sorpreso anch'io per gli stati d'ansia in modo particolare. Sì, anche perché dicevano che le terme di Levico sono state costruite dalla principessa Sissi, perché si dice che la principessa Sissi fosse anemica. Ah. E fosse stressata, quindi si è fatta costruire le terme a Levico per curarsi. Quindi erano collaudate, insomma, nel tempo. Esatto, quindi anche l'idea di prendersi dei prodotti salutari, e oltre che per il benessere, anche per la bellezza, è sempre un ottimo connubio. Velocissimi, perché siamo in chiusura, gli eventi dell'ultimo dell'anno, del Natale, di questo periodo. Ma allora, sicuramente l'ultimo dell'anno è un periodo di grandissima attività. Daniela ricordava il 28 dicembre a Luserna, quindi splendida cornice del paese di Luserna, la House von Bruck si anima. L'ultimo dell'anno, le fiaccolate dei maestri di sci, uno spettacolo incredibile di questi maestri che fanno una lunghissima fiaccolata con animazione a fondo pista, il vin brûlé eccetera, serrada con i fuochi d'artificio dopo la fiaccolata, abbiamo Folgheria con il Capodanno in piazza, quindi ci sarà un'animazione che prosegue dalle 18 in poi fino a tarda notte con DJ diretta. Animazione. Assolutamente. Sì, diretta radiofonica, quindi diciamo il classico Capodanno in centro paese. Abbiamo i rifugi che organizzano le cene con il trasporto. Cene con il trasporto con il Gatto delle Nevi, oppure i rifugi che ti portano in motoslitta, o ancora quelli raggiungibili solo a piedi. Le offerte davvero durante il periodo natalizio sono tantissime, e io veramente consiglio di tenere presidiato la pagina Facebook Alpe Cimbra, dove noi carichiamo tutto quello che succede, vi teniamo anche informati real time di quelle che sono le notizie, gli eventi eccetera, e poi il nostro sito www.alpecimbra.it. Poi non so se Daniela vuole aggiungere qualcosa. Passeggiata alla segheria dei Mei, inizia il 23 poi di dicembre il Festival del Gioco, che va fino all'8 di gennaio, tutti i giorni appuntamenti importanti per i piccoli ospiti, e poi il programma Family Emotion dura per tutta la stagione e viene proposto dai Family Hotel e Residence dell'Alpe Cimbra. Più di così si può. Torneremo a parlarne insieme naturalmente post festività natalizie, perché ci saranno le settimane bianche, ci sarà tutt'altro tipo di palinsesto, tra virgolette, che verrà organizzato per il periodo poi di gennaio, febbraio e finché dura la stagione. E vedremo tirare anche le somme, fare un bilancio, ci racconteremo quanto vi siete divertiti. Auguri, fate gli auguri velocissimi. Auguri a tutti voi e venite a trascorrere delle bianche vacanze sull'Alpe Cimbra. Patrizio. Buone feste a tutti, vi aspettiamo in Val Sugana. Michael. Auguri a tutti quanti, vi aspettiamo a Folgheria, la Varona e Luserna. E beati voi che adesso ritornate su, noi vi ringraziamo di averci seguito. Mi scuso con i telespettatori di cui messaggi non ho messo in onda, li leggiamo sicuramente, non abbiamo fatto in tempo, abbiamo preferito farvi vedere delle immagini straordinarie, ma sicuramente vi cercheremo di dare delle risposte. Comunque chiamando l'Alpe Cimbra, la PT oppure della Valsugana avete tutte le risposte possibili alle vostre domande. Grazie ancora, buon proseguimento, ci vediamo domani.